Ah, sì, mi dice che ho preso. Ora c'è. Ora ci siamo. Ha detto lui che c'è. Sì? Ok. Allora siamo in diretta. Buonasera a tutti. Siamo qui nella chiesa di San Paolo a Ripadano. Vi proponiamo questo concerto meditazione. Verranno proposti dei brani del Vangelo, alternati con momenti di musica. Tutto questo perché possiamo prepararci all'evento essenziale, fondante della nostra fede, che è appunto la passione, morte e risurrezione di Cristo Signore. L'occasione ci viene data dalla consulta dell'aggregazione laicale che opera in diocesi, a tutti i suoi membri naturalmente, ma a quanti sono adesso collegati. Vogliamo ringraziare la corale Vox Humana che ha accettato di darci questo aiuto nel riflettere sulla passione di Cristo il Signore attraverso musiche belle e che toccheranno sicuramente le corde del nostro cuore, perché possiamo sempre di più fare sì che il nostro cuore sia come quello di Gesù, che batta di un amore sempre più forte per noi, per quanti sono in sofferenza, per quanti sono in difficoltà e per il mondo di oggi che nella pandemia è un mondo sofferente. Vogliamo vivere la sofferenza nella luce della fede. Una sofferenza quindi che attraverso la grazia di Cristo può trasfigurarsi in un evento di risurrezione. La fede ci accompagni in questo cammino e ci aiuti quindi a vivere le nostre situazioni di vita con la certezza dell'aiuto e della forza del Signore. Maestro, il popolo ripone nell'uomo che entra in Gerusalemme.
addosso il piccolo asino, la speranza terrena della liberazione dall'usurpatore romano. L'ingresso trionfale a Gerusalemme e l'inizio di un doloroso percorso che Gesù, dopo tanto clamore della gente, dopo tante assicurazioni di fedeltà dei discepoli, affronterà da solo. Quello che vi proponiamo questa sera è un percorso guidato dal racconto dei Vangeli di Matteo e Luca sull'episodio chiave della settimana di Passione, ove i brani musicali, integrando la narrazione evangelica, fungono da momento di meditazione e di riflessione collettiva e personale. Dal Vangelo secondo Matteo. Il primo giorno degli anziani, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che ti prepariamo per mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città, da un tale, e ditemi: il maestro vi manda a Dio, il mio tempo è vicino. Farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Da tutti i Vangeli appare con chiarezza che Gesù vuole fare una cena, un pasto di alleanza con i suoi discepoli. Ha voluto fortemente questo pasto e lo ha progettato. Ha mandato addirittura i discepoli perché lo preparasse. Tutto viene riassunto nel rito del pane e del vino, elementi essenziali del pasto giudaico, che in questa circostanza assumono un significato che trascende la loro materialità. Con il pane e il vino intende celebrare la nuova alleanza promessa da Dio. Dal Vangelo secondo Matteo. Venuta la sera, si mise a mensa con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandare: «Sono forse io, Signore?»
dette rispose: colui che ha intinto con me la mano del piatto, quello mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe meglio per l'uomo se non fosse mai nato. Giuda, il traditore, disse: Rabbì, sono forse io? Gli rispose: tu l'hai detto. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vita, fino al giorno in cui lo verrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Un uomo che prega e, quando la sofferenza spirituale è stata intensa,
abbandonandosi completamente alla sua volontà. Dal Vangelo secondo Matteo. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: dormite ormai e riposate, ecco, è giunta l'ora nella quale il figlio dell'uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo, ecco, colui che mi tradisce si avvicina. Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una gran folla, con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro questo segnale, dicendo: quello che bacerò è lui, arrestato. E subito si avvicinò a Gesù e disse: Salve, Rabbì, e lo baciò. E Gesù gli disse: Amico, per questo sei qui? Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco uno di quelli che erano con Gesù, messa mano alla spalla, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli l'orecchio. Allora Gesù gli disse: rimetti la spalla nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spalla periranno di spalla. Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di 12 legioni di anni? Ma come allora si adempirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla: siete usciti come contro un brigante, con spade e bastoni, per catturare. Ogni giorno stavo seduto nel tempio ad insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli, abbandonandolo, fuggivano. Is.
dal Vangelo secondo Matteo. Or quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caio, presso il quale già si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Ed entrato anche lui, si pose a sedere tra i servi per vedere la conclusione. I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per condannarlo a morte, ma non riuscirono a trovarne alcuno, pur essendosi fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermavano: costui ha dichiarato, posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Alzatosi il sommo sacerdote gli disse: non rispondo nulla. Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Tu l'hai detto, gli rispose Gesù. Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio e venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: a bestemmiare, perché abbiamo ancora bisogno di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne fate? E quelli risposero: è re o morto. Allora gli sputarono in faccia e lo schiaffeggiarono. Altri lo bastonavano dicendo: indovina, Cristo, chi è che ti ha percosso? Venuto il mattino, tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi, messolo in catene, lo condussero e consegnarono al governatore Pilato. Si aspettavano un figlio di Davide, il condottiero che facesse risorgere il regno di Israele. Non hanno capito che Gesù viene ad inaugurare il regno di Dio, un regno universale, dove il segno non sia la sottomissione, la dominazione, ma l'amore e il servizio. Quando si accorgeranno di aver sbagliato persona, gli stessi che lo avevano chiamato cantando Osanna, rideranno crocifisso. Thank you.
Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla. Non sono responsabile, disse, di questo sangue. Vedetevela voi. E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli. Allora rilasciò la loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: Santo, Re del Tidere. E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. Dal Vangelo secondo Matteo. Giunti a un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fieno, ma egli, assaggiato, non ne volle bere. Dopo averlo quindi crocifisso,
si spartirono le sue vesti tirandole a sorte, e sedutisi gli facevano la guardia al di sopra del suo capo, poi posero la motivazione scritta nella sua condanna: questi è Gesù, il re dei giudei. Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Gesù si consegna alla croce per salvare il mondo e riconciliarlo a sé. Sarebbe potuto scendere dalla croce, ma sarebbe stato un atto di potenza. Cristo dimostra la sua onnipotenza nell'amore. Il nostro Dio non scende dal bene, si abbandona all'altro per gli altri. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé.
Dal Vangelo secondo Matteo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Eli. Dal Vangelo secondo Matteo. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. E Gesù, emesso un alto grido, spirò.
La storia dell'uomo chiamato Gesù è giunta alla
sua conclusione, ma da lì a tre giorni sarebbe iniziata un'altra storia, la nostra. Grazie al maestro Massimo Gelic e un grazie al corale, complimenti. È stata una bella occasione questa, perché anche in questo periodo di pandemia credo che sia importante dare occasione anche perché possiamo elevare lo spirito e comunque avere uno sguardo diverso, quella che è la realtà che noi stiamo vivendo. Perché dobbiamo avere sempre uno sguardo di fede e fiducioso nell'intervento e nell'azione di Dio, che il Signore può trasfigurare, trasviare la nostra vita. Accogliamo la sua grazia e teniamo sempre il nostro sguardo visto da quella che è la realtà della risurrezione. Noi attendiamo, dobbiamo vivere questo evento della risurrezione. Prepariamo il nostro cuore e accogliamo ogni giorno la sua. Di nuovo grazie, grazie anche alla consulta della relazione mercale che ci ha donato questa occasione. Di nuovo complimenti. Buona serata a tutti. Facciamo attenzione.
parole prima di ascoltare l'ultimo brano. A nome della, del coro Works Human Ensemble, volevamo ringraziare innanzitutto Don Italo per l'ospitalità, per l'occasione che ci ha dato, e volevamo innanzitutto due parole sul nostro gruppo. Il coro Works Human Ensemble è nato nel 2017 da un gruppo di amici che condividono la passione per la musica corale. Hanno alle spalle varie militanze in gruppi corali della realtà pisana. Questo piccolo gruppo appunto ha iniziato questa avventura, e purtroppo stasera non siamo al completo perché la pandemia e le varie quarantene hanno purtroppo portato alla diminuzione del nostro organico. Il suo repertorio si estende dalla musica sacra al repertorio contemporaneo, musica anche profana. E questa sera abbiamo presentato questa meditazione alla quale non teniamo molto perché è stata interamente, anche i testi sono stati interamente composti, da noi scelti per quanto riguarda le letture sacre e i commenti sono stati appunto composti da noi. Quindi ci ha fatto molto piacere, speriamo presto di avere un'altra occasione di poter presentare la nostra produzione. E adesso vogliamo lasciarvi con un ultimo canto, si intitola Dio accanto a un mondo, composto dal nostro direttore. È il nostro modo per salutarvi. Thank you.